Noi dello Sciasce Bufalino abbiamo raggiunto la quarta tappa del progetto Road to the Top qui al Palasport con la Pallacanestro Trapani, che ci ha accolti in coincidenza con la giornata internazionale dell'inclusione, che vede in campo la prima squadra, i nostri ragazzi dello Sciascia, più o meno fragili, tutti insieme, per mettere in evidenza i valori di una vita sana, quelli dello sport, e dello stare insieme divertendosi, un'attività che ha coinvolto i ragazzi della nostra scuola, un'altra scuola media, la Castronovo, che ringraziamo per la sua presenza, e soprattutto ringrazio tutti coloro che hanno creduto e credono in questo progetto. E per la realizzazione di questa manifestazione volevo ringraziare il preside Andrea Badalamenti del nostro istituto Sciasce Bufalino, che ci ha permesso di essere tutti qui oggi, il presidente Basciano che ci ha accolti, la squadra della Pallacanestro Trapani col capitano Marco Mollura e tutti coloro che ci hanno creduto, e la coach Enza. Giovani impegnati nell'inclusione con ragazzi disabili presenti in campo, che emozione è vedere questi ragazzi giocare in campo? Ah, è bellissimo perché diciamo siamo tutti uguali e cercare di dare una mano, comunque anche strappare un sorriso ai ragazzi un po' più sfortunati rispetto a noi, diciamo è paragonabile a una vittoria in campo, quindi è veramente bellissimo per noi ed è un piacere poter continuare, diciamo, questa relazione che abbiamo con le scuole, che purtroppo causa Covid non è potuta andare avanti negli ultimi 2 anni. Siamo felici di poter riprendere questo percorso con la società e con le scuole, e speriamo di poter fare più incontri possibili per cercare di regalare più emozioni anche a questi ragazzi un po' più sfortunati.